Allora io inizierei con gli interventi, inizierei con il saluto della senatrice Isabella Rauti. Grazie Isabella. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio la professoressa Schifone che dirige con tanto impegno e passione il Dipartimento Professioni e che ha organizzato l'incontro di oggi. Saluto il Presidente Meloni, tutti i nostri invitati e i presenti. E sostituisco il nostro capogruppo Luca Ciriani, di cui vi porto il saluto, ed è molto bello il tema di oggi perché è dal Parlamento alle regioni, quindi evidentemente caliamo quanto abbiamo fatto in sede parlamentare a livello però locale, dove il pressing può essere anche più diretto e più efficace. Ci tengo a dire che noi abbiamo presentato, in questo senso anche le nostre intuizioni hanno anticipato quella che poi è stata l'azione peraltro zoppa della maggioranza governativa, noi abbiamo anticipato con i nostri interventi legislativi, quelli alla Camera della collega Bellucci, Rampelli ed altro, e quella al Senato, Rauti, Zaffini, Balboni ed altri, abbiamo anticipato con la nostra proposta di legge quello che poi è rimasto il vulnus di tutta questa materia, ovvero, vado subito al punto, il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale a chi opera in trincea sostanzialmente, e mi riferisco a tutti gli operatori sanitari, a tutti coloro che sono esposti per la loro operatività sul campo, sono esposti a rischio aggressione. E mi riferisco evidentemente agli operatori del pronto soccorso, a quelli dei servizi delle dipendenze ISERD, a quelli che lavorano nei dipartimenti di emergenza, urgenza, accettazione, IDEA, al dipartimento di salute mentale, DSM e via così. C'è stata un'escalation di casi di aggressione. Io ho un dato relativo al 2018, si parla di 1200 denunce e le tipologie sono raggruppate tra il 60% minacce, il 20% percosse, il 10% addirittura violenza a mano armata e il 10% invece atti di vandalismo alla struttura e agli uffici, per non parlare poi della condizione che si estremizza durante i turni serali e notturni. Quindi sostanzialmente ogni operatore sanitario è esposto a violenza, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari, ha un rischio continuo, diretto, rispetto ai pazienti e rispetto anche ai familiari dei pazienti, come la cronaca ci ha spesso, troppo spesso, restituito. Nella nostra proposta di legge, noi, sia a Camera che a Senato, noi appunto puntavamo e contavamo molto su questa equiparazione, perché l'equiparazione dello status di pubblico ufficiale è una legittimazione formale perché c'è una funzione sociale che viene svolta dagli professionisti e dagli operatori sul campo e consente anche naturalmente di attivare misure di prevenzione e di deterrenza. Tra l'altro noi proponevamo anche, e continuiamo a ritenere il principio valido, l'esigenza di presidi fissi di polizia nei pronto soccorso. E nonché c'era anche in questo ragionamento legislativo la convinzione che si dovesse prevedere un'aggravante specifica nei casi di violenza che si esercitasse contro gli operatori sanitari. Poi le cose sono andate come sappiamo, al Senato c'è stata un'approvazione di un testo che poi è arrivato alla Camera e fondamentalmente questo testo è carente, dicevo prima, un'azione zoppa, perché sostanzialmente manca proprio questa equiparazione. E la vulgata che molti parlamentari dei 5 Stelle, l'ho letto anche ieri sera in un'ultima intervista, è quella veramente, come dire, quasi risibile se non offensiva, la vulgata è come dire non c'è la qualifica di pubblico ufficiale però ci sono le tutele che giustificano, diciamo, le stesse tutele del pubblico ufficiale. Insomma, questo è veramente chi opera nel campo sa che invece è proprio l'assenza di questa equiparazione a indebolire, a rendere quasi inefficace quanto è previsto dalle altre misure. Noi siamo, e vado a concludere, invece sempre più convinti che questa equiparazione sia assolutamente necessaria, che bisognerebbe anche ampliare la procedibilità d'ufficio,
che bisogna anche immaginare una ricollocazione degli ambulatori di guardia medica in un ambiente protetto, che necessiti, come dicevo prima, un presidio fisso di polizia presso il pronto soccorso, quindi misure di contrasto vere e proprie, nonché, nella nostra proposta ci sono, anche misure di prevenzione. Perché in buona sostanza noi non possiamo lasciare in prima linea da soli coloro che sostanzialmente mettono professionalità e vita personale, talvolta anche oltre i tempi e gli orari di lavoro, a servizio dei bisogni emergenziali della nostra collettività. Fratelli d'Italia è sempre dalla parte di chi si batte per il resto della comunità. Bisogna mettere queste persone nella condizione di operare in tutela e in sicurezza. Grazie.